Sindaco Michelangelo Betti, alla presentazione di questi numeri, i dati sulla popolazione del comune di Cascina per il 2023, ci sono delle cose estremamente positive. Sì, sì, sicuramente, perché ormai da oltre 10 anni, dal 2013, abbiamo superato quota 45.000 e rimaniamo sopra quella quota anche con un piccolo decremento rispetto all'anno passato. Però appunto la quota 45.000 è stabilmente superata. Abbiamo oltre 1.500 nuovi residenti a fronte di circa 1.300 in uscita, confermando i dati degli anni passati. Infatti nell'arco di 10 anni, se si va a vedere dal 2014 al 2023, oltre un terzo dei residenti di Cascina risulta essere nuovo residente, perché si va appunto sempre a botte, diciamo, sì, di 1.500 l'anno, per cui nell'arco dei 10 anni un terzo dei residenti è un nuovo residente a Cascina, e allo stesso tempo circa 1.300 l'anno, una media di circa 1.300 l'anno sono in uscita. Però diciamo il saldo tra immigrazione e emigrazione è ampiamente positivo, perché nell'arco dei 10 anni si parla di quasi 2.000 nuovi residenti come saldo attivo, e questo consente anche al Comune di rimanere sulle cifre generali di popolazione che ha, perché il bilancio fra nati e morti invece ha un segno negativo, come in buona parte d'Italia. È importante anche il numero di residenti stranieri, cominciamo a avvicinare ai 4.000, sono oltre l'8,5% sulla popolazione residente, con alcune nazionalità che ormai sono presenti e integrate, come quella albanese che ha raggiunto quota 1.000 residenti, quella rumena che va fra 700-800, per cui e in totale abbiamo abbiamo 106 nazionalità diverse a Cascina, probabilmente un record in rapporto al numero di stranieri e al numero di residenti, per cui diciamo serve anche una riflessione su come costruire il senso di comunità a fronte di questi grandi cambiamenti che demograficamente abbiamo. Ricapitolando, Cascina e il suo comune rimane molto attrattivo. Sì, sicuramente, appunto la cifra di 45.000 abitanti è stata raggiunta e continua a essere superata grazie al numero di nuovi residenti. A Cascina al momento, rispetto ad altri territori, le difficoltà sono opposte. Faccio un esempio sull'istruzione: in alcune zone il problema è come formare le classi. Da noi al momento la difficoltà è sempre quella di dare un numero di aule congruo al numero di classi che si vanno a formare. Per concludere, penso un ringraziamento doveroso a coloro che hanno stilato questo studio, la dottoressa Gaia Nuvoli e Alessandro Marti, ragioniere Martini, che praticamente all'inizio anno sempre sono puntualissimi per dare questi numeri, che sono poi uno strumento utilissimo ovviamente per voi per gestire il vostro comune. Sì, no, diciamo non tutti i comuni riescono a avere dei dati così completi e analitici rispetto alla presenza della popolazione. Per noi è importante appunto anche per individuare politiche sul territorio, perché poi a quel punto si basano su dati effettivi e non magari su valutazioni estemporanee. Di sicuro l'ufficio anagrafe ormai da anni e anni, a inizio gennaio, fa questo lavoro, che è interessante per i cittadini e prezioso per l'amministrazione.